undicesimo Giro d'Italia dell'imprenditoria femminile. Che cos'è questo Giro d'Italia? Quali obiettivi, quale finalità si è posto? Allora, Macerata, questa tappa è la tappa iniziale. Noi apriamo il Giro d'Italia, quindi siamo molto onorati di questo. È un po' fare una sintesi su quelle che sono le iniziative che la Camera di Commercio con i comitati di imprenditoria femminile mettono in campo per quanto riguarda le esigenze che si possono verificare per le imprese al femminile, quindi tutte quelle esigenze sul credito, sulle opportunità di finanziamenti, su anche il modo di come si sta evolvendo questa imprenditoria femminile che diventa sempre più ampia e soprattutto si sta rivolgendo ad attività che una volta erano attività prettamente maschili, quindi attività tecnologiche, attività innovative. Abbiamo visto che tante ragazze, anche ricercatrici universitarie, hanno formato delle piccole attività, perché sul territorio il tessuto imprenditoriale è quello della piccola e media impresa. Lei ha toccato varie tematiche, una delle più delicate è quella del contrasto agli stereotipi di genere, sia dal punto di vista delle opportunità, ma diciamo anche quello più importante dal punto di vista degli stipendi. Allora, su questo stiamo lavorando e crediamo che portare delle testimonianze, quello che poi faremo anche oggi, con delle imprenditrici che hanno appunto messo in campo delle attività nuove, delle attività innovative, possa essere un esempio, perché io penso che si parte dagli esempi poi per coinvolgere le ragazze, coinvolgere e pensare che anche loro, se ce l'hanno fatta altre, possono riuscire in questa impresa. È un modo per far sì che ogni studentessa possa valorizzare le proprie capacità e indirizzarle verso quelle che sono le professioni a cui più è affine, oppure a quelle che sono le attività che lei preferisce fare, e tante volte anche degli hobby possono diventare delle vere e proprie professioni. Quanto è importante investire sul tema dell'imprenditoria femminile? Guardi, è davvero importante, perché noi come Camere di Commercio abbiamo capito che, diciamo, per accedere all'impresa e per far crescere e consolidare l'attività imprenditoriale c'è bisogno di investire sui giovani. Per far questo bisogna, diciamo, lavorare su due aspetti. Il primo è investire sul futuro, sulle competenze nuove, che sono le competenze digitali. Per questo che oggi qui, nell'undicesima edizione del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, parliamo di questo, parliamo di digitale e parliamo di alternanza, che significa parlare anche dei giovani. Quindi dobbiamo investire di più sul digitale, far sì che le imprese che esistano possano digitalizzarsi, possano avere risorse per accrescere le loro competenze digitali e allo stesso tempo aiutare i giovani, quindi con i percorsi di alternanza, ma soprattutto indirizzandoli verso professioni nuove, i giovani e le giovani, perché oggi parliamo anche di ragazze, soprattutto di ragazze, verso percorsi nuovi, verso la conoscenza dell'impresa, perché poi i giovani e l'impresa la debbono conoscere e diciamo, l'alternanza è uno strumento per far sì che possano capire che cos'è l'impresa, se davvero c'è una possibilità per loro di avviare un'attività imprenditoriale o se c'è una possibilità per loro di essere inseriti all'interno di una struttura e di un'azienda. Quindi ecco, diciamo, i temi di oggi, il tema del digitale, il tema dell'alternanza sono centrali e fondamentali per far capire ai giovani quali sono le opportunità per avvicinarsi sempre di più all'impresa e anche per avvicinare il mondo della formazione al mondo dell'impresa. Di fronte a una platea di giovani non è facile mantenere l'attenzione, ci siete riusciti e spiegando quali sono i bandi, le azioni della Camera di Commercio utili per il loro futuro. Interventi legati al sostegno finanziario, legati all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, all'alternanza scuola-lavoro. Ad oggi abbiamo quasi 1 milione di euro di risorse messe in campo per le aziende con voucher per la digitalizzazione, per impresa 4.0, alternanza scuola-lavoro, internazionalizzazione,
sostegno alle aziende colpite dal sisma. L'ente camerale quindi non ha solo una funzione di promozione o di percorso culturale, ma anche di incentivazione e sostegno finanziario. Questo è il messaggio che abbiamo dato ai giovani e soprattutto abbiamo rappresentato che a fronte di 34.457 aziende ad oggi attive, anzi al 31 aprile è un dato freschissimo, quelli sono dei potenziali datori di lavoro. Bisogna quindi conoscere, monitorare e vedere che cosa sta succedendo sul nostro territorio. Di fronte a una platea di giovani oggi si sono illustrate delle prospettive di futuro lavorativo. Ecco, conferenze come queste come si inseriscono in un programma didattico? Dunque, l'alternanza scuola-lavoro è sicuramente un momento importante nella scuola. In questa scuola, a dire la verità, nella parte tecnologica, questa è una scuola con due anime, un tecnologico e un liceo, l'alternanza scuola-lavoro era già un'usanza, diciamo così, molto positiva ed apprezzata. Nel liceo chiaramente è stata una sorta di piccola grande rivoluzione. Non è assolutamente un tempo, fra virgolette, distolto dalle pratiche didattiche, è un momento di didattica, un momento di orientamento. La scuola chiaramente fa una grande fatica, ma con davvero ben ricompensata nel cercare momenti di alternanza scuola-lavoro che siano coerenti con quello che è il piano formativo dell'istituto. I docenti collaborano, questa è una scuola polo d'alternanza scuola-lavoro, quindi forse un'isola un pochino più felice di altre, ma sicuramente i risultati sono molto importanti. È una didattica anche questa, è una didattica per l'orientamento futuro, anche magari per dire quel tipo di attività, quel tipo di percorso non fa per me, e anche questo è un orientamento importante.